E ora, ultima fatica di giornata, la seconda, che ha già dato alcuni verdetti importanti nel girone A. Costa Masnada, chiedo scusa, nel girone A. Magnolia Basket Campobasso è già qualificata alle semifinali. L'Allianz Geas è già eliminata. Domani si giocano il secondo posto, l'Umana Reyer Venezia contro le campionesse in carica del Basket Roma. Qui Costa Masnada ha dato una lezione a Battipaglia nella partita vinta con il punteggio di 71-47. Adesso questa partita diventa decisiva. Abbiamo di nuovo qui Kevin. Non riesco più nemmeno a dire il tuo cognome, Kevin. E diciamo troppi di cognomi che ci dimentichiamo anche i nostri, è giusto così? Kevin Cusenza. No, adesso riesco, non riesco nemmeno più a vedere. Anzi, spesso ti lascerò proprio il mio. Quello che sta succedendo in campo. Durante la presentazione ho sbagliato 3-4 volte i nomi delle ragazze, soprattutto di Castelfranco. Palla a due, gli arbitri dell'incontro, il primo arbitro il signor Gabriele Occhiuzzi di Trieste, il secondo arbitro la signora Chiara Bettini di Faenza. Primo attacco per Bergamo, primo fallo chiamato a Crippa, saranno due liberi per la numero 8 Lussignoli, che ieri ha messo in seria difficoltà la difesa di Battipaglia. Primi due tiri liberi, Lussignoli, Fumagalli, Mazza, Crippa e poi vediamo la numero 6 Fossati. Sono 1-2 per Lussignoli. Dall'altro lato Bergamo che attacca, sbaglia il rimbalzo conquistato nuovamente dal numero 23 Cattabiani. La palla recuperata da Lussignoli, attacca la numero 8 fino in fondo, sbaglia da sotto Palmieri. Cerchiamo di chiudere il quintetto di Castelfranco nel momento in cui avremo l'occasione di poterlo chiudere, caro Kevin Cusenza. Ieri ne sono toccate 4 a coach Crisconio, oggi ne sono toccate 3 a te. Domani chi lo sa? Domani è un altro giorno. Domani è un altro giorno e si vedrà, dicevano. Adesso Crippa si appoggia, realizza i suoi primi due punti. Noi chiediamo ancora scusa agli amici. Agli amici che ci stanno seguendo, se ogni tanto ci sentite dire davvero tante stupidaggini, perché dopo 4 partite dalle 14:30 fino adesso è dura, però ci proviamo. Attacca ancora Bergamo che sbaglia da sotto con Fumagalli, poi il fallo di frustrazione della stessa numero 7. Ed è già timeout. Stazzonelli ne ha già abbastanza e chiama timeout. Anzi, scusate, avevamo sbagliato a scrivere gli allenatori. Coach Palmieri chiama timeout perché ne ha già abbastanza. 4-0 di parziale. Allora, Kevin, ritornando allo stesso discorso per Costa Masnada, è fondamentale che vinca Castelfranco, perché vincendo Castelfranco Costa Masnada sarebbe già qualificata e poi sarebbe un discorso tra Battipaglia e Castelfranco. Se dovesse vincere invece Bergamo, si iniziano a fare dei calcoli sui canestri subiti, fatti. Inizia ad essere un giro un pochino troppo, sì, diciamo che per la mia mente in questo momento iniziare a fare conti dopo 3 partite e spiccioli, se no li facciamo fare all'Elisa Policari. No, che ci suggeriscono, proprio lei ci suggerisce che coi numeri è meglio di no.
meglio con le triple. Attacca Bortolani, la palla nelle mani della numero 23 Cattabiani, si gira attaccando la numero 7, c'è il fallo di Fumagalli, è il secondo per la numero 7 di Bergamo. La palla viene rimessa in campo da Palmieri. C'è un attimino un cambio, esce proprio Fumagalli, entra in campo con il numero 10 Poma, che ieri ha sparato 2-3 bombe mettendo in seria difficoltà Battipaglia. Vediamo se verrà limitata un po' meglio dopo la prima partita. Intanto primo tiro e primo canestro della numero 22 Palmieri. 4-2. Attacca Lussignoli, la palla ha ancora tra le mani Lussignoli, si cerca Crippa sotto, ma è bravissima Righi a non fargli ricevere il pallone, sporcandolo, mettendolo fuori. Intanto un gran bel primo piano della signora Bettini. Poma attacca ancora, servita Crippa, si gira, viene fermata ancora da Righi, anzi non era Righi ma era la numero 7 Bortolani. Solo 3 secondi per il tiro di Bergamo. Attacca, non se ne sono accorto. Numero 10, palla persa Bergamo. Ma io ti dico che anche nonostante tu avessi detto che mancassero 10-3 secondi, mi sono dimenticato anch'io, quindi siamo due apposta, Giovanni. Meno male. Palmieri, serve Cattabiani, si gira, alza la palla, sbaglia, il rimbalzo è di Crippa. La palla arriva nelle mani di Poma, si ferma, attacca Lussignoli, c'è fallo. Siamo di chi? Della numero 22 Palmieri. Attacca ancora Poma, la palla fuori per Crippa, spara la tripla sbagliata, Mazza la riprende ancora per la numero 6 Fossati. Fossati mantiene ancora il possesso della palla, passato poi da Lussignoli che penetra, alza la parabola, sbaglia, Mazza la recupera. Primi due per lei. 6-2, più 4 Bergamo. Palmieri riceve palla, decide di attaccare Lussignoli, si allontana, spara la tripla di tabella, sbagliata. Poma recupera la palla, vediamo se chiede l'aiuto di qualcuna, di Crippa, sta per entrare. Intanto la prima, intanto sbaglia da sotto ancora Lussignoli. Sta per entrare con il numero 9 Ashley Besea per Bergamo, anzi ci saranno due cambi per Bergamo. Vediamo la seconda chi sarà. Palmieri, lo scarico per Cattabiani, arriva la palla sotto ma Crippa interviene su Righi. La palla sarà ancora nelle mani di Castelfranco. Due cambi, esce Crippa per Bergamo ed esce anche Mazza. Per Bergamo entrano la numero 13 Monti e la numero 1 Bresciani, mentre per Castelfranco sono entrate la numero 9 Ashley Besea e la numero 19 Albieri. È entrata anche Frosio, grazie Kevin. Quindi sono tre cambi per Stazzonelli. Tira immediatamente, quasi fa canestro Palmieri. Qui stavolta non te ne eri accorto tu, Kevin, che mancava un secondo. Non l'avevo proprio visto, però ce ne sono accorte loro, quindi forse è meglio così. Intanto possesso alternato, palla in attacco.
rimane avanti Castelfranco, 14, 6 secondi. Sul cronometro dei 24, Palmieri aspetta l'uscita di Bortolani che realizza il meno 2 per... Sì, gran penetrazione, mano sinistra, gran palleggereste tiro di Bortolani, 6-4. Giovanni, ritorniamo un po' ai punteggi bassi, sì, che contraddistinguono queste finali nazionali. Ennesimo errore di Lussignoli. Albieri recupera la palla, si ferma, la passa a Besea, gran gioco, 1-2. Albieri ringrazia e ne mette 2. 6 pari. Sta per tornare in campo Cattabiani, anzi 2 cambi. Anche la numero 26, Daidone. Daidone, che ieri ha fatto delle giocate importanti. Il tiro, eccola lì, realizzato da Poma, però stavolta è da 2, non da 3. Sì, ieri ci aveva impressionato per la gran mano da 3 punti, stavolta per leggere este tiro. Grandissima hesitation, grandissima penetrazione della numero 19. Albieri che si conquista due tiri liberi. E c'è time out. Questa volta credo chiamato dalla coach di Bergamo, Stazzonelli. Ieri Poma ha realizzato 9 punti totali. Sì, però 3 canestri da 3 punti, credo. Sì, sicuramente 3 canestri da 3 punti, quindi... Che domanda mi fai? Non mi ricordo cosa ho mangiato oggi. Non era una oggi. Domanda, infatti, era una grande affermazione. Non ricordo cosa ho mangiato oggi, figurati. Io un paio con prosciutto e poi sono tornato qui a commentare. Stasera non ho ancora mangiato, quindi è facile da ricordare. Siamo in 2. Io ho detto ieri, però. Ieri cosa ho mangiato? Non ricordo. Stiamo iniziando a dare i numeri. Ci saranno 2 liberi per Albieri per provare a riportare Castelfranco in parità. Vediamo un po'. Uno realizzato. Secondo realizzato, 4 per Albieri, 8 pari. Mazza chiama testa il gioco d'attacco per Bergamo. Brescianini. Palla, si lotta, la palla recuperata da Castelfranco. Si cerca e si trova sotto Daidone, che viene stoppata fallosamente da Frosio. Ti vedo fare sì con la testa, sei d'accordo? Per sì. La prima volta con un arbitro. No, non è vero, non è la prima volta. Lungi da me, anzi quest'oggi quasi sempre d'accordo, quest'oggi dico, perché non dico, sono in campo, probabilmente. Appunto, proprio perché non sei in campo. Gran movimento spallacanestro e primo libero realizzato da Daidone. Due su due. E per la prima volta Castelfranco è avanti nel punteggio. Bresciani supera la metà campo. L'unica cosa brutta di questa postazione è che non riusciamo a vedere perché gli allenatori si mettono davanti a noi. Devono capire gli allenatori. Devono star seduti. Gli allenatori non dovrebbero fare, gli allenatori. No, scherzi a parte, non vediamo nulla, ma la postazione è questa, ci accontentiamo e ci scusiamo se non riusciamo a vedere questa linea. L'alternativa sarebbe sopra, ancora più lontano.
lontano, e soprattutto la quarta partita meglio stare vicino, Giovanni. Molto più, potremmo metterci anche in campo praticamente. Ancora cambi per Castelfranco, esce con il numero 7 Bortolani e ritorna in campo con il numero 23, se non sbaglio, Cattabiani. Intanto Ashley Besea realizza entrambi i liberi e porta Castelfranco avanti di 4, massimo vantaggio. Bresciani, diciamo che sono iniziate le rotazioni e la panchina di Samoggia sta facendo la differenza su quella di Bergamo. Lussignoli viene fermata, cercava fallo la numero 8, però è brava la difesa di Castelfranco a non commettere, non cadere nel tranello. Palla persa, anzi no, palla guadagnata, forse questo tuffo, se Bresciani... Sì, è stata sicuramente generosa, ma non serviva perché la palla era già sua. Era già di Bergamo, quindi... Intanto in tribuna vediamo le giocatrici di Costa condividere, ridere con le giocatrici di Battipaglia. Questo è anche il bello delle finali nazionali, no? Io mi ricordo una finale nazionale dove era in campo Elisa Policari, non condivideva nulla. Non condivideva assolutamente nulla. Però alla fine vinsero lo scudetto, quindi molto scudetto. Meglio così. Se non condividere porta a vincere. Vinsero quello scudetto, il secondo, se non erro. Il secondo per Battipaglia, sì. Adesso se iniziamo a fare forse un po' di commento alla partita, gli amici di Bergamo e di Castelfranco ne sarebbero contenti. Palla persa, ancora da Bergamo. La palla viene portata avanti da Cattabiani, che serve Albieri, bravissima qui Mazza a tenerle testa, però Albieri è ancora più brava di lei con questa tripla sbagliata. Daidone la recupera, palla fuori per Besea, il tiro sbagliato, il rimbalzo è di Poma, che forse viene abbracciata da dietro dalla numero 26 Daidone, non se ne accorgono gli arbitri. Crippa fuori per la nuova entrata, la numero 30 Gozzini, il tiro sbagliato ancora da Bergamo. Ancora Cattabiani, gran palla per la numero 23, la numero 14 Crippa. Ma Crippa dice di no. E Poma sbaglia incredibilmente da sotto. Tanti lay-up sbagliati in questo primo quarto da parte di Bergamo. È stata stoppata Anfollini, non Cattabiani. Cambi, ritorna in campo Palmieri. Escono intanto Albieri e Besea Ashley. Entra in campo nuovamente Palmieri, fa il suo ingresso in questa partita Nicole Besea. 1:48 da giocare, 8-12, la tripla cortissima, la riconquista Palmieri, ha bisogno di idee adesso coach Palmieri e si affida alla sua play. Besea cerca e trova Daidone, la palla poi è fuori per il tiro di Anfollini, sbagliato. E realizza il movimento di Mazza, che sale a quota 4 punti, virata e canestro, e porta a meno 2 Bergamo. Attacca la numero 23 Anfollini, il passaggio di Cattabiani per Palmieri, 8 secondi per chiudere l'azione. Gran giocata di Daidone, che viene fermata però da Crippa. Seconda stoppata di Crippa. Rimangono 2 secondi, Kevin, sul cronometro dei 24. Vediamo come rimetterà la palla in gioco Castelfranco. C'è cambio anche per Bergamo.
ritorna in campo la numero 6 Fossati, esce proprio Poma. Palmieri serve. Ennesima violazione di 24 secondi, ancora una volta le giocatrici in campo non tengono il cronometro in testa. Esatto, a mente il cronometro. Riparte la partita. Eppure Cattabiani era proprio nella posizione per poter sparare il tiro. Sì, sì. Gran palla della numero 11, Mazza. Primi due punti per Fossati. Parità. Ultima giocata probabile per Castelfranco, che attacca con Bortolani. La numero 7 si ferma, scarica. Viene anticipata da Idone, da Mazza. Il passaggio è qui, gran stoppata di Palmieri. Subisce il fallo e andrà in lunetta perché Bergamo è in bonus. Due stoppate Crippa, una stoppata Palmieri, già tre stoppate in un quarto. Non se ne vedono sempre. Eccola qui, la rivediamo. Grande, grande stoppata del piccolo playmaker Palmieri. Ma... esce Cattabiani. Palmieri realizza il primo. Realizza il secondo, segna 4 punti anche lei, riporta avanti Castelfranco. L'ultima azione nelle mani di Bergamo, che subisce fallo. Qui ingenuità forse di Ashley Besea. Però credo che il coach non sia del tutto scontento, anche perché adesso non sono in bonus. Quindi no, non tira. Ancora un altro fallo da spendere. Ah. Ma non riescono a spendere. Non... Sister 12 Bergamo. Ancora una volta punteggio basso. Qui a Battipaglia. Ormai è la caratteristica di questo torneo. Due punti Bortolani, due punti Ashley Besea. Sono 4 di Albieri, 2 di Daidone, 4 di Palmieri. Per Castelfranco dall'altro lato 2 di Fossati, 2 Lussignoli, 2 Poma, 4 Mazza, 2 Crippa. Per sì, per quanto riguarda Bergamo, ricordiamo ancora una volta le finali. La prossima sarà dal 28 aprile al 4 maggio, l'Under 19 Eccellenza maschile, Chiusi Chianciano. La seconda dal 13 al 16 maggio con l'Under 15 a San Vincenzo, la terza dal 27 al 2 giugno a Roseto, l'Under 17 femminile, e l'ultima dal 3 al 9 giugno ad Anagni, l'Under 15 maschile. ...45 secondi, faranno ritorno in campo le due compagini che stanno chiudendo questa seconda giornata delle finali nazionali. Coach Palmieri rimette in campo la numero 17 Righi, mentre Stazzonelli mette in campo la numero 33 Merli. Si può giocare questi secondi 10 minuti di gioco. Inizia il secondo quarto. Palmieri per Albieri, gran palla schiacciata a terra però per Besea. E tu mi insegni, caro Kevin, che mai dare una palla
ad un centro bassa sui piedi. Sì, sì, schiacciata va bene, ma deve avere un buon ritorno, perché più è bassa più è difficile da controllare per un lungo. Merli, la palla arriva a Monti che viene stoppata da Besea, quarta stoppata in partita. Qui Righi la perde, brava Lussignoli a toccargliela, la palla viene servita a Merli che realizza i suoi primi due punti, nuovamente parità, alza la difesa e la pressione Bergamo e si alza anche il grido dalle tribune per le bergamasche. Si gira Palmieri immediatamente, che gran canestro, gran canestro di Palmieri. Crippa attacca la linea di fondo, lo scarico per Fossati. Eh sì, finalmente. Diciamo 4 che punti per Fossati. Si accendono gli attacchi in questo inizio di secondo quarto. Magari la partita diventa un po' più spettacolare. Albieri spara da casa sua, sbaglia Crippa, prende il rimbalzo, non è contento Palmieri di questo tiro. Lussignoli, lo scarico, la palla arriva a Merli. Ancora Crippa, c'è, si ferma il gioco perché probabilmente Lussignoli ha subito un colpo, deve lasciare il campo, la numero 8, però esce sulle sì, sue gambe, esce camminando ed è già importante. Entra in campo Fumagalli. Credo di aver letto il labiale di coach Stazzonelli, Caviglia. Vedremo, avremo delle news più avanti. Speriamo non sia nulla di grave, anche perché già uscire sulle proprie gambe è importante. Già il torneo ha perso due. Che canestro di Crippa! Intanto bomba di Crippa. Crippa sta facendo un po' di tutto, canestro da due, da tre, stoppate. 5 punti per lei. E porta avanti di 3 punti Bergamo. Stavo dicendo, queste finali nazionali già hanno perso due importantissime giocatrici, una per Roma, la numero 9 Benini, e una per Battipaglia, la numero 8 Esposito. Vediamo che non ci siano più perdite di infortuni, anche se fanno parte del gioco. Purtroppo sì. La tripla di Fossati non arriva al ferro, palla persa. Deve essere il tiro che allungava per la prima volta il vantaggio di Bergamo e invece nulla di fatto. Intanto un cambio, esce la numero 9 Besea Ashley, entra la numero 23 Cabattani. Cattabiani, scusate. Sì, ieri l'ho chiamata in tanti modi, quindi intanto altra stoppata di Bergamo. Attacca Monti. Qui la gran giocata tra Monti e Fossati. Per Monti sono i primi due punti. Bergamo prova a scappare. 21-16 più 5, 6-48 da giocare. Anfollani la tocca. La stessa Monti, una palla diretta a Bortolani che deve lasciare il campo. Escono Righi e Bortolani, ritornano in campo con il numero 26 Daidone. Palmieri riceve, sbaglia, c'è fallo della numero 25 Anfollini. Per Anfollini è il primo fallo. Attacca Bergamo con Fumagalli, esce Monti, riceve
si abbassa Fossati, ma Monti va da sola, decide di andare da sola. Poi serve la più piccolina che si è trovata alle spalle di tutti. In reverse sbaglia però Merli, attacca Castelfranco, si ferma Daidone per Cattabiani, ma Monti capisce, anzi per Anfollini, ma Monti capisce le intenzioni di Daidone e adesso è più 7 Bergamo. Palmieri realizza, che gran canestro di Palmieri, 8 punti per lei. Cattiveria. Veramente un bel canestro. Si mette in proprio Monti, che ha deciso proprio di entrare, di salire in cattedra. 6 punti in fila. 6 punti in fila. Ancora più 7. Qui c'è quasi un autocanestro di Crippa, perché su la penetrazione di Albieri, che era andata a canestro con un sottomano, Crippa gliela tocca. Bellissima e la palla stoppata di Crippa. Poi rivediamo il canestro di Monti. E Crippa, time out dovrebbe essere da parte di Bergamo, secondo time out da parte di Bergamo. C'è stato quindi questo tentativo di autocanestro da parte di Crippa. Una stoppata che poteva finire dentro al proprio canestro, invece è andata fuori. Per fortuna per Bergamo. Esatto, e sfortuna per Savoia. Eh sì, ci sono già, nella seconda giornata già sono venuti coach importanti, c'è Piazza, allenatore di San Martino, ma anche responsabile della nazionale Under 20. Poi c'è l'allenatore della nazionale Andrea Capobianco, l'abbiamo visto entrare, quindi c'è sicuro. Piazza sta parlando con coach Dragonetto. Dimmi. Sì, puoi dire quello. No, 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 non bisogna dire nulla, non so cosa stai dicendo. Volevi dire qualcosa che forse che sta riniziando la partita. Ah, ecco, adesso sì. La palla arriva a Palmieri, 8 secondi per chiudere l'azione. Il tiro di Palmieri è corto, si lotta al rimbalzo, la toccano tutti, ma è Monti a prendere il pallone, segue e riceve Fumagalli, la palla è dall'altro lato per la tripla sbagliata, la palla recuperata ancora da Mazza e qui ancora una gran giocata, anche se c'è stato l'errore, ancora al tiro, Crippa sbaglia, stanno sbagliando tanti, tanto le giocatrici di Bergamo in questo momento. Il tentativo di tripla, il tentativo da sotto era di Poma, c'è fallo, anzi no, infrazione di 8 secondi. Gran difesa di Bergamo, che dopo aver sbagliato due lay-up rimane alta in pressing e costringe alla palla persa Samoggia. Ancora Poma, sempre sul perimetro, gran palla per Crippa che viene ancora una volta stoppata. Ne abbiamo contate 6, speriamo di tenere il conto, anche se poi alla fine del primo tempo le statistiche ce lo diranno. Servita da Idone, chiusa immediatamente lo scarico per la numero 23 Cattabiani, ancora fra passe di Bortolani, altra palla recuperata e anche in questo secondo quarto si è segnato abbastanza poco. 13-4 per Bergamo. E qui una bella idea di Crippa, ma palla non viene presa, la numero 17 Frosio, e quindi altra palla persa. Questa partita sta notando una cosa importante: le stoppate e le palle perse. Sicuramente sì, tante stoppate
rispetto alle altre partite, obiettivamente. Ovvio. E tante palle perse, ma io sono notato anche tanti lay-up sbagliati in questa partita, soprattutto da parte di Bergamo, che potevano portare il parziale ancora di più. Il avanti tiro per sbagliato Bergamo da parte di Poma, la palla recuperata da Anfollini, attacca la 25, serve, la palla arriva adesso a Daidone che sbaglia il tiro, la palla recuperata da Crippa, finisce la palla adesso nelle mani di Poma, sta per tornare in campo la numero 17 Righi. Crippa attacca, si ferma, torna indietro, si cerca nuovamente la 14, però è bravissima qui, c'è il infrazione di passi, palla recuperata, si arrabbia coach Palmieri perché voleva fallo. Io sono d'accordo col coach questa volta, secondo me era più fallo che passi della giocatrice, però Anfollini era riuscito a fare una cosa bellissima nel toccare e sporcare la palla, poi riprenderla, però il duo arbitrale decide per l'infrazione di passi, esce Daidone, si deve fermare il gioco, poi si riparte, palla recuperata da Palmieri e c'è il fallo su Palmieri. Castelfranco ha bisogno dei punti e delle giocate di Palmieri, che devo dire ad oggi, ad ora è a 8 punti e con questi due tiri liberi potrebbe portarsi a 10, ma sicuramente la giocatrice più in palla per quanto riguarda Sisters. Sbaglia il primo. Ieri ne ha fatti 14 Palmieri. Realizza il secondo e sono solo 9 per Palmieri. Recupera palla Castelfranco con Bortolani, si ferma la 7, sfrutta il blocco di Anfollini. Cattabiani attacca il canestro, subisce il fallo. Il fallo è della numero 7 Fumagalli. Esce proprio Fumagalli, attenzione perché potrebbe essere, anzi è il terzo fallo di Fumagalli. No, anzi no, è della 11 Mazza, secondo fallo di Mazza. Liberi per la numero 23 Cattabiani, che realizza il suo primo punto, ne realizza 2 su 2. Ed ecco qui che due palle perse in fila di Bergamo riavvicinano Sisters a 4 punti, 2:36 da giocare. La tripla di Poma non arriva al ferro, la recupera Palmieri, è arrivata al ferro, mi dicono che è arrivata al ferro, e altro canestro con una buona iniziativa di Cattabiani che dopo due liberi, una virata sul fondo, ottiene questo layup. Rischio di palla persa per Bergamo che la recupera di nuovo, palla dentro, ottima azione di Bergamo. Crippa però sbaglia. E infatti ottima azione, porta un rimbalzo di attacco. Merli ancora per Mazza, 7 secondi per chiudere l'azione. Qui canestro di Crippa, ma il giocatore Kevin Cusenza nota un'infrazione di passi. Secondo me c'era un'infrazione di passi sul passaggio precedente all'extra pass per Crippa, ma io ero lontano, l'arbitro era più vicino di me, sicuramente aveva visto meglio. In questa terza partita ti vediamo un attimino contrario agli arbitri. Non è assolutamente così, non è assolutamente così. Lo sei stato per tutta la tua carriera, quindi dobbiamo dire per forza queste cose qua. Palmieri attacca, la palla per ancora Cattabiani,
che in un buon momento la numero 23, vediamo se sfrutta, ancora stavolta sbaglia. E quante volte lo diciamo, il bravo cronista deve star zitto. E qua infrazione vista dagli arbitri, doppio palleggio, altra palla persa di Bergamo. Bergamo si sta un po' suicidando. Sì, concordo con te. Poi vedremo le statistiche finali del primo quarto e del primo tempo. Ritorna in campo con il numero 19 Albieri, esce con il 25 Anfollini e qui c'è canestro e fallo. Gran giocata di Bortolani, che avrà a disposizione il tiro libero aggiuntivo. Il fallo è della numero 10 Poma, che lascia il campo alla numero 11 Mazza. E qui Palmieri chiama all'attenzione le proprie compagne di squadra dicendo: chi ti marchi? Gli accoppiamenti difensivi. E intanto meno due assist. Chiedono palla accompagnata qui forse. E forse credo ci sia l'ennesima palla persa di Bergamo. Albieri, ultimo minuto. La palla viene servita alla 17 in maglia blu. L'arbitro, il signor Occhiuzzi, decide che è proprio la 17 righi a toccare per ultimo la palla. Cambio. Giovanni, esce. Devo dire, guardando la posizione della difesa di Samoggia, credo sia un 1-3-1 allungata. È una 1-3-1 allungata, dove palla recuperata ancora da Albieri, poi però Mazza capisce tutto, la palla arriva sotto, lo scarico ancora fuori per Merli, che non guarda nemmeno il canestro, fa continuare a girare palla Bergamo, c'è il fallo su Fumagalli. Primo fallo credo della numero 7 Bortolani. Eh sì, perché Fumagalli ne ha già due ed è di Bergamo. Continuano ad arrivare messaggi dalla FIP, che a volte non è vero, sto scherzando. Gran palla recuperata ancora da Bergamo, ma il ferro glielo sputa via proprio a Fumagalli. Altro errore, palla recuperata, fa infrazione di passi. Invece no, non è così, credo abbia fischiato fallo. È fallo, però Castelfranco è appena al terzo fallo di squadra un in questo secondo quarto. È il secondo. Cambio, giustamente coach Palmieri mette fuori Righi. Abbia tolto il numero 23 Cattabiani. È entrata Basea qui. Gran rimessa per finire il quarto e portare le ragazze di Bergamo sul 30-26. Partita equilibrata di nuovo, un punteggio basso. Sì, punteggio basso. Sono i primi due punti di Frosio. Aspettiamo le statistiche. 5 punti per Bortolani, 2 per Ashley Besea, sono 4 per Albieri, 4 per Cattabiani, 2 per Daidone, 9 per Palmieri. Per quanto riguarda Castelfranco, dall'altro lato abbiamo 4 punti di Fossati, i 2 di Lussignoli, i 2 di Poma, i 4 di Mazza, i 6 di Monti, i 7 di Crippa, i 2 di Frosio, che è andato là al più 4 per Bergamo, e i 2 di Merli. Attendiamo le statistiche prima di dare poi la linea alla regia. Intanto
8 punti di Crippa. Ecco le statistiche, Kevin. Sì, sicuramente Sister ha tirato molti più tiri liberi, perché a mio avviso ha attaccato molto di più il ferro rispetto a Bergamo, e siamo 2-13. Rimbalzi Bergamo per ora sta facendo da padrona con 23-13, muove molto meglio la palla Bergamo con 11 assist a 3. Sulle palle perse notiamo come Sister abbia fatto più palle perse di Bergamo, le stoppate noi ne avevamo viste di più, ma evidentemente non sono state viste come stoppate, sono solo 3. Una partita, diciamo, dove vediamo il netto vantaggio sui tiri da 2 di Bergamo, che ha anche provato più tiri da 2, perché 31 tiri a 18, solo 6 tiri e 7 tiri da 3 punti. Le squadre tendono ad avvicinarsi a canestro. E noi diamo la linea alla regia.
Allora ritorniamo in campo per il secondo tempo, manca un minuto e 5 secondi all'inizio del secondo tempo, ricordiamo il parziale 30-26 per Bergamo. Una Bergamo che ieri ha perso di 4, adesso sta vincendo di 4. Se la partita finisse adesso 0-0, sarebbe però seconda in classifica perché Battipaglia è un meno 22. Quindi Bergamo scavalcherebbe la Omepos Silo Trailers Battipaglia e sarebbe seconda in classifica. Vediamo un po' adesso, in attesa che arrivi anche al commento tecnico, ritorni al commento tecnico Kevin Cusenza. Assisteremo a questi ultimi 20 minuti di gioco. Eccoci qui, la giusto in tempo, 3, 2, 1. Alquanto stanca, io il solito... Sparisce, ma io la vedo qui, nella tasca. Eccola la qui, meno male, senza la penna. Sorry. Volevo far giocare la partita con la musica. Stile NBA. Sì, esatto. Tanto stile, poco NBA. Bresciani serve Fossati, quasi palla persa. Crippa la recupera, ancora Bresciani. Deve tirare Bergamo. Se non tira Bergamo lo fa. Mazza sbagliando, il rimbalzo è di Bortolani. Daidone per Cattabiani, la palla per la tripla di Palmieri. Canestro e fallo subito. Gioco da 4 punti che può portare nuovamente a parità l'incontro. E intanto prima giocatrice in doppia cifra della partita con il numero 22, Palmieri. Così è, tiro libero realizzato e parità a quota 30. 13 per Palmieri. Guarda che grande difesa sta facendo con aggressività Beria. Castelfranco, però Bresciani attaccata benissimo, però questa difesa molto aggressiva. Attacca nuovamente Castelfranco, Bergamo è avanti di 2. Cattabiani non sa chi dar la palla, esce Bortolani, la riceve, si muove e si abbassa Anfollini, poi la gran palla. Gran palla, si muove molto bene la palla in attacco per Bergamo, palla dentro, palla fuori. Cattabiani, sesto punto per lei. Fossati, la palla arriva adesso a Fumagalli, che ha difficoltà, le maglie, e c'è il fallo della numero 25, Anfollini. Secondo fallo per lei. Sta difendendo veramente in modo aggressivo Castelfranco contro... Si sta alternando molte difese, una 1-3-1, abbiamo visto una 2-3. Adesso vediamo che è ripassata uomo, intanto c'è il fallo di Bortolani sulla rimessa. Ed è già terzo fallo. Secondo per fallo. Per Bergamo di squadra. Ah, per Bergamo sicuramente... Anzi, è il secondo di squadra, fallo. Sì, hai ragione Kevin, anche su questo. Bresciani, la palla è per Crippa, sotto per Fossati, la palla altro intercettata. Altro recupero del numero 22, Palmieri, diciamo che, attenzione, tripla tentata e sbagliata. Palmieri però ha iniziato molto bene questo secondo tempo. Attacca Bergamo, la palla arriva a Mazza in questo istante, attacca Mazza, linea di fondo.
si allontana la 7, non si avvicina Palmieri, però Mazza sbaglia da sotto. Palmieri riceve nuovamente la palla, corre tanto Palmieri per la tripla sbagliata di Bortolani. I balzi d'attacco della 23. Ancora Castelfranco, altro rimbalzo in attacco. E altro canestro. E Daidone realizza il suo quarto punto, ritorna in vantaggio Castelfranco. Ripassa a zona la difesa di Samoggia. Il pareggio però di Fossati, sesto punto per lei. Coach Stazzonelli deve aver messo a posto l'attacco alla zona durante, attenzione, palla persa di Cattabiani. E Cattabiani decide di far tutto da sola. Stavo dicendo, coach Stazzonelli, credo che nella pausa tra primo e secondo tempo debba aver messo a posto questo attacco alla zona. Beh, lo credo anche io. Merli ancora preso, 1-3-1. Ancora Merli, Bresciani fuori per la tripla di Poma, sbagliata. Oggi Poma con le polveri bagnate dal tiro da tre punti, però sta facendo tanto lavoro difensivo. Possesso alternato, palla a Castelfranco, si avvicina la palla per Anfollini, servita Palmieri, avanza la 22, senza pressione Bergamo, infatti Palmieri la supera facilmente. La palla per Daidone che si gira sul perno contro Crippa, si gira due volte, tre volte e poi sbaglia incredibilmente da sotto. Qui però è stata sfortunata. Sì, gran movimento e gran uso del piede perno con finte, sfortunata nella conclusione. Comunque vediamo come l'aggressività difensiva di Samoggia la stia facendo da padrone in questi primi 4 minuti. Ancora Palmieri attacca la palla fuori per la tripla di Anfollini, sbagliata, si sta tirando tanto adesso. Da 3 e le percentuali giustamente si stanno abbassando. Altra palla recuperata da Castelfranco con Anfollini, non c'è fallo per gli arbitri, la palla finisce nelle mani di Poma che dice, chiama lo schema testa, quindi ci vuole ragionare sopra, credo. Monti si abbassa per ricevere Crippa, ma Monti va da solo con una finta, ne manda al bar 3. Bravissima, bravissima Monti con questa finta di end off e partenza. Arriva al ferro da sola. Più 2 Bergamo. Qua vedremo come ieri Battipaglia Ororosa, una partita molto 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 equilibrata. Come detto prima, ci si gioca tanto. Merli, canestro del più 4 per Ororosa e subito corre ai ripari con Palmieri con il time out. Merli realizza il suo quarto punto portando nuovamente più 4. Bergamo, come ho detto nel gioco di parole prima dell'inizio della partita, del secondo tempo, dovesse finire così la partita, meno 4 ieri, più 4 oggi fa 0-0, però Bergamo sarebbe seconda in classifica. Intanto vediamo il replay, ottimo palleggio, resta tiro in transizione per punire il mancato accoppiamento, cosa che ha fatto infuriare coach Palmieri, tanto da chiamare time out il primo di questo secondo tempo. E il parziale dice nonostante tutto 8 pari. Sì sì sì, avevamo iniziato più 4 Bergamo, siamo ancora più 4 Bergamo. Tanto sforzo da parte di Samoggia per recuperare, ma ancora meno 4. Ora voglio fare questo aneddoto. Prima di iniziare la partita ho chiesto ai responsabili di Castelfranco Samoggia se dovessi chiamarla come
chiamare la squadra Castelfranco Samoggia, mi hanno detto Samoggia è un fiume, quindi Samoggia è un fiume, quindi ci puoi chiamare anche Castelfranco, però anche Samoggia va bene lo stesso, Kevin. Albieri con la tripla, il triplone, bomba di Albieri, gran canestro, meno uno, il triplone di Albieri, entrata in campo la numero 86 Manenti. Ci saranno, attenzione perché vediamo un attimino il fallo di chi è, è della 26. Daidone, il secondo fallo, due liberi per Fossati, realizza il primo. Tanto prima in presenza abbiamo visto il replay del triplone, sbaglia, più due Bergamo, Albieri le spara un'altra e la rimette un'altra, si sente in fiducia. Lei è una tiratrice. Altro triplone, più uno per Castelfranco. E qui saranno 13 minuti e 50 secondi di vero basket aggressivo da Tram. E qui ancora Righi stoppa. Per il momento solo due partite. Tutte le partite per un tempo sono state combattute, poi hanno preso il largo solo Rorosa, Bergamo, Battipaglia, e questa che vede sempre Bergamo. Palmieri ci prova, tre, grandissimo canestro in contropiede di Palmieri che si porta a quota 16 punti. Questa è una gran tripla, Giovanni. Ma soprattutto ultime tre triple a bersaglio per ultime tre triple a bersaglio, di cui l'ultima di Palmieri, le prime due dal numero 19. Albieri. Che si porta a quota 10, anche lei in doppia cifra, diciamo che dal time out. È rimasta in panchina a Bergamo, praticamente. Credo sia rimasta in panchina a Bergamo, ma... diciamo che Castelfranco si è svegliata e come. Eh sì, stiamo vivendo adesso un'altra partita dove nel primo tempo Bergamo in fiducia andava più 5, più 6, più 5, più 6. Dal secondo tempo in poi, in questi 6 minuti e poco più, Castelfranco ha fatto il parzialone, perché di punti ne ha fatti 16 contro i 9 di Bergamo. Esattamente, 16 a 9 e da meno 4 si porta a più 5. Io leggo più 4. Più 4, sì, hai ragione. Troppi numeri e troppi cognomi quest'oggi. Scusateci davvero, ma sono le 10 e 5. Siamo qui dalle 2 e mezza, anzi forse dall'1 e mezza. Io, altra stoppata incredibile. Io sono qui dalle 11 e mezza, che giustamente ho tutta la preparazione da fare. Albieri, servita sotto Besea, la palla fuori per Righi, ancora Palmieri, alza la parabola ed è sfortunata qui Palmieri. Palmieri sta prendendo il sopravvento sulla partita. E, caro Kevin, voglio ricordare che se Castelfranco dovesse vincere questa partita, Bergamo è eliminata, Costa in semifinale e domani lo spareggio, Battipaglia. E domani ci si gioca tutto alle ore 18:30, ritardi permettendo delle partite precedenti. Come sarà in gioco tutto domani, 2 su 2? 2 su 2 e 18 punti? L'MVP sarà lei intervistata. Attualmente, se dovesse vincere Castelfranco, l'MVP non c'è. Sicuramente non è la numero 22 che è uscita in questo momento. Ha bisogno di rifiatare. Tra gli applausi dello sportivissimo pubblico del Palazzauli, perché adesso sono quelli di Bergamo e di Castelfranco a vedere la partita. Oltre alle giocatrici di Battipaglia, quelle di Costa sono andate via adesso.
però è stato bello vederle mangiare insieme sugli spalti. Esattamente, vediamo ancora qualche arbitro presente a vedere la partita e poi ovviamente i genitori e i parenti. No, gli arbitri credo siano presenti tutti, come è giusto che sia, perché anche loro avranno... Sì, hai ragione, sono presenti tutti e sei sulle tribune. E qui gran canestro! Canestrone, per interrompere un parziale in un momento fondamentale, questo canestro che porta a meno 4 Bergamo. E anche perché loro, non solo gli allenatori, ma anche gli arbitri avranno studio dopo. Ancora Bortolani, stoppata fallosa. Saranno due liberi per il 7 di Castelfranco. Mi sento di condividere questo fischio. Un po' irruenta la stoppata. Eccolo qua, guardiamo. No, anzi, questo è il canestro precedente di Fossati. Si è portata a 8 punti. Esce intanto con il numero 17 Righi, ritorna in campo con il numero 23 Cattabiani, realizza il 6° punto personale Bortolani. Dagli spalti arriva il tagliafuori, ma Bortolani non li sente, realizza 2 su 2, 7° punto, nuovamente più 6 per la compagine di coach Palmieri, le emiliane, la squadra dell'Emilia Romagna. Il tiro immediato, grandissima uscita dai blocchi di Fossati, che sfrutta un ottimo blocco di Frosio, mette a posto i piedi. Kevin, scrivete 3. Kevin, sai come li chiama Belinelli questi tiri? Tiri ignoranti. Ignoranti. E probabilmente prima di lui il signor Basile, che ho conosciuto personalmente. Lui sì che faceva i tiri ignoranti, ma ignoranti erano per gli altri, per lui assolutamente no. I tiri dove esci e poi spari immediatamente. Sì, il primo a coniare questo termine è stato proprio Basile, a dire le mie triple sono tutte tiri ignoranti. Quindi esce con il numero 7 Bortolani, ci saranno due liberi con il primo errore da parte di Frosio. Frosio può riportare le sue compagne a meno 2, 0 su 2, Besea recupera il rimbalzo, serve Palmieri e nei momenti più importanti, logicamente, Palmieri mette il suo coach in campo. Sono entrate le due sorelle Basea, attacca Albieri, la tripla, stavolta il ferro dice di no. Altro rimbalzo. Gran movimento però Giovanni. Sì, concordo con te Kevin, in questo momento stiamo assistendo ad un bel basket. Sì, onestamente un bel basket, si è accesa la partita, ma d'altronde è così, ormai vediamo il basket allontanarsi da canestro sempre di più con questi tiri da 3 punti. Intanto due rimbalzi offensivi di Bergamo riportano la squadra a meno 1. Tutto da rifare per le sister. E Mazza a realizzare da sotto. Albieri deve superare la metà campo, riesce, palla persa però. E adesso stiamo vedendo una partita bellissima a strappi da entrambe le squadre. Intanto c'è un'altra stoppata, stavolta è di Nicole Besea. Noi ne abbiamo viste 6-7. Dalle statistiche solo 3. Ne hanno viste solo 3, però logicamente loro la vedono meglio di noi. La tripla! Attenzione. Anzi, di Merli. Da due. Di Merli riporta avanti Bergamo. Questa è una partita per il momento. E qui c'è la stoppata fallosa di Fossati. Per lo spettacolo che stanno offrendo le due squadre, è un vero peccato che una delle due debba perdere. Sì, purtroppo nel basket non esiste il pari. Il basket è così, o meglio, esiste, ma si continua solo nelle coppe. E sì, nelle coppe, qualche coppa europea, diciamo che esiste, sulla partita, diciamo, andate e ritorno. Intanto pareggio di Sister con questo libero
della 23 Cattabiani che si porta a quota 7, suo settimo punto, e vediamo si porta a quota 8 più 1 assist. Ultimi 19 secondi di gioco del terzo quarto, forse il quarto dove si è segnato di più. Sicuramente sì. La tripla sbagliata di Fossati. Esce qua. Sono 28 i punti nel quarto segnati da 18, chiedo scusa, i punti segnati da, Bergamo. E sono 23 i quelli punti segnati da Castelfranco, che da meno 4 torna più 1 a fine terzo quarto. Devo dire, Giovanni, questo parziale ha visto tanti cambi di padrone. L'ultimo con questi due tiri liberi di Cattabiani, ma abbiamo una partita per questo quarto finale. Voglio ricordare per l'ultima volta in questa serata gli altri appuntamenti delle finali nazionali. Partiamo dal primo appuntamento dopo questo qua, dal 28 aprile al 4 maggio a Chiusi Chiangiano, l'Under 19 Eccellenza. Il secondo appuntamento, l'Under 15 femminile, dal 13 al 16 maggio a San Vincenzo. L'Under 17 dal 27 al maggio al 2 giugno a Roseto degli Abruzzi. E l'ultima dal 3 al 9 giugno ad Anagni, l'Under 15 maschile. C'è questa sostituzione in corso. Diamo il buonasera, oggi impegnato con la società ma anche con i tuoi allenamenti, visto che hai ancora dei campionati in corso, stai partecipando alla fase ora e anche con l'Under 19 e siamo l'Under in corso 19 per i playoff, quindi diciamo che hai abbandonato la comitiva oggi proprio per i tuoi impegni, con dispiacere vabbè, adesso ti e con il piacere di andare ad allenare. Sì, però adesso sfrutti l'ultimo quarto sicuramente. So che hai, proprio per questo motivo, hai visto poco la partita. Ti racconto quello che stava succedendo. È una partita che ha avuto tanti Bergamo di 4, 30-26, alla fine del terzo, avanti Castelfranco di 1. Assisteremo agli ultimi 10 minuti di fuoco. Io ho detto in precedenza, Bergamo è protagonista delle partite punto a punto, perché anche con Battipaglia ieri la partita è stata punto a punto. C'è il fallo di Besea, probabilmente due liberi per Frosio. Coach, ti sei perso una gran bella partita. Sì, ma guardando il punteggio devo dire una partita molto equilibrata sotto il punto di vista realizzativo, però l'intensità, vedendo già dai primi minuti adesso del quarto quarto, c'è molta intensità. Prima passando ho visto un poco qualcosina nel terzo quarto, ho visto con Castelfranco con una difesa 1-3-1, ha messo un poco in difficoltà Oro Rosa Bergamo, però alla fine le due squadre stanno dando un bello spettacolo. L'1-2 di Frosio riporta le squadre in parità, attacca Palmieri, ma abbiamo visto anche delle cose pregevoli, all'improvviso Castelfranco ha iniziato a tirare solo da tre, con tre tiri da tre, tutte e tre ancora Palmieri, stavolta sbaglia, palla persa. Stavo dicendo, gli ultimi tre tiri, ma non sono gli ultimi tre tiri effettivi, due bombe di Albieri e una di Monti hanno portato più 6 il vantaggio di Castelfranco. Adesso Crippa attacca per riportare avanti in frazione di passi, giusto, palla persa. Giusto il fischio della signora Bettini. Tanto inizio a portare avanti un po' con il lavoro. Domani sarà una giornata, coach, molto ma molto impegnativa. Sicuramente per il girone B ci saranno gli accoppiamenti per la
fase successiva le partite diventeranno abbastanza importanti. Due liberi. In particolar modo Battipaglia contro la Villa, contro Castelfranco, posso, l'ultima contro partita Castelfranco, che manca. È il quarto fallo, coach, della numero 7 Fumagalli, che non ha realizzato nemmeno un punto fino adesso contro se riesco a ricordarmi i punti che ha segnato ieri, li stiamo cercando. Fumagalli ne ha segnato anche ieri 0, quindi si sta mantenendo sui suoi livelli. Sì, vabbè, sicuramente starà dando sì, il tanto suo contributo altro. Sotto un altro aspetto in difesa, sicuramente tanto sta lavorando tantissimo. Ma noi spesso ci dimentichiamo di questo. Gran canestro. Io parto da un presupposto di Cattabiani. Preferisco atleti che danno tutto in difesa, che recuperano palloni, che lottano su ogni palla e se non realizzano però comunque danno il proprio contributo nel contesto di una squadra. Si gioca in 5 e si vince e si perde in 5 e si costruisce in 5 tutti insieme. A meno che non ti chiami Palmieri e decidi di tirare, di metterti in proprio. Però fino adesso quel che ha fatto Palmieri è di straordinario. 18 punti. Palmieri ha un tiro, è bella da attenzione. Vedere. Attenzione. Al tiro c'è... Aspetta un attimo, coach, perché c'è una giocatrice che è andata a sbattere cadendo con la testa. C'è l'intervento del dottor Longobardi per vedere la situazione. Battuto la testa sul parquet, speriamo nulla di grave. Nulla di grave, perché già purtroppo la manifestazione ha perso due giocatrici importanti. Benini per Roma, Esposito per Battipaglia. Sì, sicuramente una manifestazione di questo genere, vedere delle giovani atlete farsi del male non è mai bello. Vedo che si rialza Frosio si rialza, c'è giustamente il cambio, ritorna in più campo lo spavento Monti. Che altro, diciamo, meno male che non si è fatta nulla. La numero 17 di Bergamo ritorna a sedere la numero 23 Cattabiani per Castelfranco. 8 e 16 da giocare, più 2 per le emiliane, che recuperano l'ennesimo pallone con Palmieri. Il vero peccato di questa manifestazione è non riuscire ad avere le statistiche in tempo reale, sì, per poterle almeno analizzare esatto, singolarmente gli atleti, palle recuperate, perché alla fine tutti guardano i punti realizzati, però in un ma contesto c'è tanto altro, e tu mi insegni vedere quante palle recuperate, quindi ho lavorato bene in difesa, sicuramente si difende di squadra, però ci sono situazioni dove i rimbalzi in difesa, gli aiuti, tante situazioni che messe insieme creano un contesto di squadra. Daidone commette il quarto fallo. È una perdita abbastanza importante per Sister. Rimessa in attacco, terzo fallo di squadra per le emiliane. Il signor Occhiuzzi attende prima di dare la palla a Bresciani per rimetterla in gioco. Si muovono tutte, vediamo chi la prende. La prende Crippa. La palla è fuori per Merli, fa girare Monti ancora per Bresciani. La palla nuovamente alla 33. Si cerca Poma, ma non la si trova. La scelta è della tripla sbagliata di Bresciani. Ha difeso bene qui Bergamo. La più pericolosa zona, è Poma. La difesa zona ha chiuso bene ogni linea di passaggio, cercando di far forzare da fuori un tiro. E Castelfranco andando in attacco con Palmieri. La 22 subisce fallo, si avvicina al ventello, ne ha 18. Ieri ne ha realizzati 14, quindi Palmieri un po' rimane sulla, anzi migliorando tanto. Ne ha fatti 4 in più in confronto a ieri, ma tutte si sono migliorate con i punti realizzati. Si deve asciugare il parquet intanto.
Palmieri ai liberi. Ieri Castelfranco ha perso di 9. Realizza il primo. Adesso è più 4. Stiamo iniziando a fare i conti. Anche se dovesse vincere la squadra di coach Palmieri, eliminerebbe dalla competizione Ororosa Bergamo. La palla arriva a Crippa, gran giocata di Crippa che però sbaglia da sotto. Bortolani la recupera, un buon uso del piede perno, però poi ha sbagliato una conclusione abbastanza facile. Adesso passi, sono passi della numero di Palmieri, 22 di Palmieri che sta facendo poi il bello e il cattivo tempo in casa Castelfranco. Però una giocatrice bella da vedere, di come fa a giocare la squadra, del tiro che mette da fuori, dall'aggressività che mette in difesa. E qui la numero 6 Fossati non si accorge che Poma è caduta a terra, gli restituisce la palla. Beh, però è una palla persa. Un gran lavoro di Palmieri sulla linea di passaggio, che ha fatto carambolare la palla addosso all'avversario recuperando questa palla in difesa. Entrata per Castelfranco la numero 22, che noi c'è stato un gran canestro di Palmieri, forzando un uno contro uno, appoggiandosi sull'avversaria e trovando due punti importanti. Sto un attimino vaneggiando io, perché ho detto entrata la numero 22 Palmieri in campo. Time out chiamato da Stazzonelli. 5-5-4-9 per Castelfranco, che sta provando a scappare via per eliminare Bergamo da questa competizione. Sicuramente, come già dicevi tu, questa partita ha avuto un andamento altalenante, con vantaggi sia da una parte che dall'altra, sempre recuperati dalle squadre che poi stavano in svantaggio. Adesso Castelfranco sta cercando di allungare sul punteggio. Vediamo un attimo coach Stazzonelli cosa propone per rientrare, per cercare di rientrare, allora, in questa partita. Lo voglio dire adesso che mancano 6 e 13, ma mancano altre 8-12 partite alla fine della competizione. Voglio fare i complimenti a tutta la classe arbitrale di queste finali nazionali. Sicuramente abbiamo visto con questa di stasera 8 partite, Giovanni, e gli arbitri hanno gestito al meglio tutte e 8 le partite. In 8 partite abbiamo visto un solo fallo tecnico fischiato verso un allenatore. E questo è un record. E questo è un record. Un poco accentuata, però bisogna dire che hanno arbitrato in modo equo. Allora, io faccio i complimenti anche perché non son partite facili da arbitrare, soprattutto quando è in palio uno scudetto. Basea attacca il canestro, viene fermata, c'è infrazione di passi. Sta per tornare in campo Cattabiani al posto di Nicole Basea. Non è contento Palmieri, anche se la saluta giustamente, perché veramente, sicuramente, se le andiamo ad analizzare, ci sono stati errori da una parte e dall'altra, sicuramente. Però veramente stanno dimostrando che la scelta che è caduta su di loro è stata la scelta giusta. Non mai parliamo di arbitri. Attacco di Fossati in uno contro uno, trova due tiri, sicuramente una buona azione, una buona lettura. Sono due tiri importanti, perché ha 5:40 da giocare. Fossati riporta Bergamo a -4. Difesa allungata delle Lombarde. Attacca però Cattabiani, sta per tornare in campo anche Palmieri. Qui Cattabiani sbaglia, ma il rimbalzo è ancora per Castelfranco.
7 secondi per chiudere. Si chiudono le maglie bianche. Palla contesa a 2 secondi, palla recuperata da Bergamo. C'è un attimo una chiacchierata tra Occhiuzzi e Bettini. Vediamo, palla possesso alternato, viene premiata la difesa di Bergamo ed è un attacco importante questo. Esce il numero 25 Anfollini e entra in campo nuovamente Palmieri. Vengono richiamati i due coach, non possiamo conoscerne il motivo. Palla per Castelfranco con 2 secondi sul cronometro. Ok, non avevo capito questa parlata, quindi rimangono 2 secondi. C'era palla alla difesa. Sì, ma infatti il tiro di Palmieri corto, non arriva al ferro, gli arbitri fermano il gioco e adesso diventa attacco importante per Bergamo. Il tempo è sempre meno, allunga la difesa anche Castelfranco. Castelfranco sta proponendo un 1-3-1 molto aggressiva, chiudendo un attimo tutte le linee di penetrazione. Adesso io dico sempre una cosa, la cosa importante su un tiro, fare tagliafuori, bisogna lavorare su questo fondamentale. Oggi si tralascia perché si pensa che atleticamente si possono recuperare tutti i rimbalzi, e qui fare tagliafuori aiuta tantissimo. Merli sbaglia la rimessa mettendo la palla nelle mani di Palmieri e qui grande azione, però la palla non entra, anzi entra ma da sotto, ma il canestro non è valido. Attacca nuovamente Bergamo con la tripla sbagliata, il rimbalzo è di Merli, la palla ancora fuori per Crippa che in questo secondo tempo non ha realizzato punti. 4:30 da giocare, il tiro di Montis, di Fossati sbagliato, la palla è nelle mani di Palmieri, chiede calma coach Palmieri, dall'altro lato invece Stazzonelli chiede di aumentare i giri del motore, logicamente per chi deve recuperare deve accorciare i tempi d'azione. Ancora palla nelle mani della numero 23 Cattabiani, altra palla recuperata, Palmieri attacca, aspetta quasi lo scadere dei 24, poi si allontana per mettere questa tripla fondamentale. C'è stato un step back laterale con un tiro che realmente oggi lo vediamo molte volte nel campionato, nei campionati maggiori di Serie A. Palla recuperata di Castelfranco. E Albieri! Transizione da 3 punti che con un bel più 10 Castelfranco allunga. Sta mettendo una seria ipoteca sul traguardo finale che si avvicina. Coach, sono 25 per Palmieri, MVP dell'incontro. Sicuramente anche ieri ci ha da deliziato di una bellissima prestazione. Sicuramente è una bella giocatrice da vedere giocare, fa giocare la squadra, ha un buon tiro, ha ottime letture, lavora bene in difesa, recupera stasera sulla 1-3-1, quella che sta in punta fa un lavoro di movimento, deve andare a chiudere su tutte le situazioni di tagli e di penetrazione, quindi sta lavorando benissimo. Ma la difesa, l'1-3-1 messa in piedi da coach Palmieri, sta dando i propri risultati, Giovanni, dobbiamo dire questo. E Oro Rosa Bergamo sta trovando difficoltà ad attaccarla. Io avviso già il collega Giancarlo Migliola, verrà intervistata in caso di vittoria, che cerchiamo di rimanere sempre con i dubbi. Palmieri per quanto riguarda Castelfranco, 3:27 da giocare, più 10 sono tanti ma sono pochi, tanti i minuti. Sì, 3 minuti e 27, c'è tempo per recuperare e ribaltare il risultato. Attacca, è ritornata in campo Manenti per Bergamo. Attacca la giocata sbagliando il canestro Fumagalli, che non riesce
proprio a segnare. Qui Palmieri la ferma, recupera la palla. Questo può diventare il fondamentale attacco, ma è bravissima Bergamo. Attenzione perché rimane a terra, si riesce però ad alzare immediatamente senza far finte. Gran canestro di Mazza, arriva a 10, meno 8. Come sempre dico, in questi casi è stata brava Albieri a non rimanere a terra e far fermare il gioco. Sicuramente la sportività premia queste ragazze, non hanno nulla da essere poco leali nel gioco. Palla recuperata ancora da Castelfranco. Stazzonelli non ha più time out, ne ha ancora due a disposizione. Coach Palmieri, che in questo momento non ha nessuna intenzione di fermare il gioco. Interrompere il gioco in questo momento permette a Bergamo di ragionare sul da farsi. Sicuramente l'inerzia della partita è dal lato suo, quindi preferisce portare avanti questo trend di non interrompere questa situazione positiva, dai, trend positivo di gioco. Palmieri sbaglia da sotto, cercava fallo, anzi era Cattabiani, si lotta, il possesso alternato dovrebbe premiare stavolta Oro Rosa, cambio, torna in campo Monti, esce Crippa che con i suoi 8 punti lascia il terreno di gioco. Vediamo un sorridente Palmieri, vede il traguardo molto vicino, coach Palmieri. Beh, sicuramente sta ottenendo un bel risultato, sicuramente è contento della prestazione della squadra, ma anche ieri ha offerto una buona prestazione contro una squadra abbastanza quadrata che abbiamo visto oggi, giusto Giovanni? Giusto. Quindi alla fine Costa Masnaga alla fine non ha vinto di tantissimi punti ieri contro Castelfranco, quindi alla fine la sua squadra ha da essere contento del lavoro fatto. Adesso Bergamo è riuscito a far girare bene la palla su questa zona e trovare un bel canestro. Meno 6, 5-5-6-1 verso il centro dell'area e trovare un bel canestro. C'è il time out di coach Palmieri, ci vuole parlare su 1:40 più è 6, ancora una vita, cioè palla rimessa a favore della sua squadra, quindi ci vuole parlare su, cercare di sicuramente in questo momento indurre alla calma in attacco alle proprie atlete, cercare di girare palla, arrivare ai 24 secondi, far passare il tempo e lavorare forte in difesa. Questo lo meno da è che quello che dovrebbe fare coach Palmieri, però poi ognuno ha le proprie idee, giusto Giovanni? Sì, concordo con te. Ci stiamo arrivando alla fine. E 39 da giocare, attacca Castelfranco, quasi palla rubata da Mazza su Palmieri, ancora Mazza prova a portare via la palla, subisce fallo Palmieri. Castelfranco, allora in questi casi coach, Castelfranco è già in bonus. Bergamo no. Quindi anche questo a volte, vabbè, fare un fallo prima del tiro è una cosa, ha la possibilità di un altro fallo ancora da spendere prima di andare in bonus, quindi bisogna spenderlo in modo giusto. Oculato. La palla finisce nelle mani di Righi, servito nuovamente Palmieri, ultimi istanti di gioco,
si decide la sorte di Bergamo, sbagliata il tiro, ma c'è il fallo. Ma per me, io ho visto prima l'infrazione di passi, però gli arbitri che stanno in campo fanno questo di mestiere, vedono il fallo. Poi proveremo prima dell'infrazione, la potremo vedere a rivedere nel replay, che sul rimbalzo la 17 ha di saltato e quindi poi ha subito fallo, però sono gli arbitri, sono più competenti rispetto a noi, Giovanni, questo senza dubbio. Realizza Righi il suo primo punto. Righi, se segna questo, può portare nuovamente il vantaggio a 8. Li segna entrambi. A 1-17 alla fine, più 8. Adesso Castelfranco deve piazzare una buona difesa cercando di non far segnare Bergamo. Manenti! Che ci smentisce subito realizzando da 3 punti un bel canestro. Nuovamente meno 5. Ancora Righi. Altro fallo su Righi. Righi adesso sta diventando la protagonista. Adesso stanno in bonus, quindi alla fine si tira su ogni fallo. Realizza il suo terzo punto. Anche molto precisa ai liberi, cose che non è che stiamo vedendo, esatto, una grossa precisione. Esatto. In questa 2 su 2. I 4 punti di Righi stanno portando alla vittoria. E ancora un gran canestro di Merli. Nuovamente meno 5, anzi meno 4. Chiedo scusa, c'è ancora speranza. Palla recuperata da Mazza. Qui adesso Bergamo deve andare immediatamente al tiro. C'è questo erroraccio in attacco di Bergamo, si cerca Palmieri, sicuramente si il fa fallo, fallo sistematico in questo momento. Dobbiamo dire adesso che l'errore di Monti, che invece di andare a canestro predilige un passaggio verso una compagna che stava arrivando in corsa, può costar cara a Bergamo. Sicuramente, però sono letture in quel momento in campo. L'atleta Monti ha cercato la cosa più giusta in quel momento, sicuramente. Ovvio. La scelta per noi è stata sbagliata, vedendolo da fuori, per lei in campo poteva essere la scelta giusta. Palmieri dice 27. Castelfranco molto preciso in lunette negli ultimi 3 tornate che è andato in lunette. E qui la giocata decisiva la stava portando a termine Bortolani, recuperando il pallone. Sì. Io non vorrei sbagliarmi, ma i 27 di Palmieri sono l'altra palla persa, sono il massimo di punti per il momento in questa manifestazione. Ieri abbiamo visti 25. Andiamo a controllare. Chinonez ne ha fatti 28. Infatti mi ricordavo bene che la partita che esce proprio Palmieri, quindi rimane Chinonez con 28 punti, la migliore in assoluto in questa due giorni. E Palmieri con Chinonez, mi permetto di dirlo, potrebbe far parte alla fine del quintetto sì, MVP del torneo. Realizza Albieri l'1 su 2, sono 3 possessi di vantaggio, ne mancano 19 secondi e 8 decimi, difesa giustamente allungata di Castelfranco. Almeno di qualche catastrofe in difesa da parte di Castelfranco, ma credo che la partita sia incanalata sul binario della vittoria di Castelfranco sicuramente. Giovanni. Anche dopo questo errore e palla persa, sta per tornare in campo Palmieri. Coach Palmieri decide. Sicuramente, si potrebbe anche smentire per superare. Ma forse ci ha sentito prima Palmieri, detto adesso sicuramente la rimetto in campo. La rimessa sarà su di lei, se ci sta a farlo sistematico andrà a fare 2 tiri sicuramente. Invece non commettono falli, la recuperano. Merli in reverse realizza
2 secondi e 2 decimi. La vittoria, e domani in questo girone ci sarà un bel da farsi. Allora, raccontiamo un attimino la storia della partita. Vince Castelfranco 68-63. Bergamo è eliminata. Sì, Bergamo è fuori sicuramente. Costa Masnaga è in semifinale. Battipaglia e Castelfranco domani si giocano il secondo posto e l'accesso alle semifinali. Nel girone A viviamo la stessa situazione, sì, con Campobasso già prima classificata, Geas eliminata, Roma e Venezia si giocano l'accesso alle semifinali. Semifinali incrociate, quindi Costa Masnaga aspetterà la vincente, Giova, di Venezia. Ci sono le statistiche. Diciamo che Sister Castelfranco è andata ai tiri liberi molte volte, ha un 28 su 32 ai tiri liberi. Questo significa che è stata una partita dove l'ha fatta da padrone la precisione, perché 28 su 32 non è una brutta percentuale, anche se Bergamo ha tirato col 6 su 10. Sicuramente queste cose hanno dei valori. Da due punti Bergamo ha un 20 su 57 e Sister un 11 su 30. Al rimbalzo si sono quasi equiparate, 40 a 37. E anche sulle palle perse e palle recuperate si sono equiparate, perché abbiamo Bergamo 20 palle perse e Castelfranco 22. Sulle palle recuperate 15 per Bergamo e 12 per Castelfranco, quindi alla fine siamo là, sì, però il risultato premia Castelfranco, Giovanni, e tiene ancora vive le speranze di qualificarsi per le semifinali. Noi, prima di passare la linea a Giancarlo Migliola, ecco qua la classifica. Campobasso nel girone A, Campobasso qualificata con 4 punti, Roma e Venezia con 2, eliminata Sesto San Giovanni con 0. Nel gruppo B, Limonta classificata prima con 4 punti, Sister che è seconda per la differenza canestri, seconda, Battipaglia terza con 2 punti, Orrorosa Bergamo 0 punti, eliminata. Noi dobbiamo dare la linea, il microfono te lo lascio io, intanto ci saranno gli highlights da... Allora, facciamo prima l'intervista, così liberiamo giustamente. E allora io do la linea per l'intervista a il duo Palmieri, coach e giocatrice. Vai Giancarlo. Esatto, buonasera, ultimo appuntamento per la seconda giornata delle finali nazionali Under 19 femminile da Battipaglia. Abbiamo appena finito di assistere a una partita meravigliosa tra le Basketball Sisters e Orrorosa Bergamo. Siamo qui con coach Palmieri e sua figlia Giorgia. Coach, partita infinita, faticosissima per noi che la stavamo guardando, immagino per voi che eravate in campo, era una partita in pratica da dentro fuori. Sì, per noi era la possibilità di giocarci domani la possibilità dell'accesso in semifinale. Per noi era già un sogno arrivare fin qua a Battipaglia e essere vivi al terzo giorno e giocarsi la possibilità appunto di arrivare nelle prime quattro contro la squadra di casa in un palazzetto che probabilmente sarà gremito. È un'occasione fantastica. Io credo di dover fare un grande applauso alle ragazze che tutto l'anno che mi sopportano e che veramente stanno dando il cuore per questo obiettivo. Giorgia, che partita è stata? Immagino faticosa, poi ovviamente l'avete risolta alla fine, però è stata una partita veramente bella, molto intensa. Le energie fisiche e mentali dopo la partita di ieri contro una squadra come Costa Masnaga, che è veramente, penso, al top livello in Italia, ma non sfigurerebbe neanche probabilmente fuori dall'Italia, e giocare contro una squadra così pronta tecnicamente, così fisica, perché alla fine anche questa squadra è stata molto fisica, sicuramente lo spreco di energie è veramente massimo, quindi bisogna essere bravi giorno dopo giorno ad azzerare, cercare di recuperare e star lì con la testa, perché domani ci giochiamo la semifinale e quindi
se vogliamo andare avanti bisogna per forza spingere, quindi speriamo in bene. Esatto, proprio questo volevo chiederti. Ovviamente adesso la partita è finita da pochissimi minuti, però tra 20 ore neanche siete in campo, come dicevi te, contro i padroni di casa in un palazzetto che sarà gremito, e lì vi giocate l'accesso alla semifinale. Detto che state giocando una finale nazionale di alto livello, adesso si torna in albergo e che si fa? Si riposa? Si guarda i video? Come ci si ricarica? Allora, intanto si va in albergo e si mangia, credo che tutti abbiano fame, no? A parte quello, per noi è veramente un'occasione, e questa esperienza è la nostra possibilità di farci conoscere al basket italiano. Noi domani cercheremo di preparare la partita al meglio, facendo video, preparandola. La battipaglia l'abbiamo già guardata, cercheremo di ricaricare le energie per le ragazze, che credo che solo il pensiero di potersi giocare la possibilità di arrivare in semifinale basti per avere delle pile supplementari. Quindi niente, viviamola così, la viviamo come un'esperienza, come un'opportunità che noi vogliamo fare il massimo delle nostre possibilità, e il campo dirà chi si merita di andare avanti. Ultima cosa, ho dato un'occhiata veloce alle statistiche su FIPSTATS. Di solito queste partite così tirate poi nascondono sempre basse percentuali. Se non ho visto male, avete tirato 28 su 32 ai liberi? Ecco, no. Non ho ancora guardato. Ecco, no, sono quasi certo di questo dato. Ti chiedo, cioè, ti ripeto, è una dimostrazione di freddezza, di sangue freddo straordinario, no? Sì, queste percentuali tiri liberi penso che a inizio stagione ce le sognassimo, perché alla fine, quando una partita conta così tanto, avere la mente lucida, il sangue freddo di tirare dei tiri liberi con le persone che ti guardano e la pressione addosso è sicuramente difficile. Noi siamo state brave a reggere questa pressione. E io sto già pensando a domani. Vado si vede, a mangiare. Si vede. Vi lascio alla doccia e poi a mangiare. Grazie ancora, grazie, complimenti mille. E ci vediamo domani. Grazie mille. Grazie a tutti. Appunto, oggi per oggi abbiamo chiuso i collegamenti e adesso vi lascio con gli highlights e poi ci vediamo domani per la terza giornata della prima fase delle finali nazionali qui da Battipaglia.